8 minuti dopo le 8 del mattino, buona giornata cari radioascoltatori da parte di Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco, Due Città Collegate. Come ampiamente annunciato, è la prima volta in uno studio radiofonico e radiovisione, in questo caso nella prima radio italiana, che il Presidente del Consiglio insomma metta piede, diciamo, nel nostro ambiente. Quindi lo salutiamo con piacere, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e sono anche un po' emozionato, come ha detto lei la prima volta. Le presento i miei colleghi a Milano, Fulvio Giuliani e Giusy Legrenzi. Buongiorno Presidente. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Senta grazie. Presidente, ma è la prima volta alla radio, ma lei è un ascoltatore della radio, le piace la radio? Sì, diciamo che in questa fase della mia vita l'ascolto poco, però è sempre stata una compagna molto piacevole. Senta, io vorrei iniziare questo dialogo con lei, parleremo di tanti argomenti, di strettissima attualità, anche insomma delle ultime ore, ma vorrei chiederle questo, perché lei si è presentato agli italiani, cosa abbastanza inconsueta, nel senso nessuno l'aveva mai fatto prima di lei, come avvocato del popolo. Le chiedo, in questa attività di governo, quanto crede di aver, diciamo, potuto onorare al netto delle emergenze di tutti i giorni quella dichiarazione, e qual è il rischio per lei, come per chiunque altro governi, poi alla fine di dover fare l'avvocato del governo? Ma guardi, credo di aver onorato molto questa mia affermazione anche impegnativa che avevo formulato all'inizio di questa esperienza, perché da un lato l'avevo detto perché la mia formazione giuridica, quindi come difensore di una causa, mi rendeva particolarmente consona anche questa esperienza, vedevo una certa continuità, e dall'altro il fatto forse anche di non avere un partito politico, di non difendere necessariamente e aprioristicamente gli interessi di una formazione politica, mi imponeva nella condizione di difendere davvero gli interessi di tutti gli italiani. Io credo di essermi sempre mantenuto e continuerò sempre a mantenermi su questa linea, cioè cercare sempre di individuare il bene comune, cercare sempre di muovermi in un'ottica di interesse generale. Presidente, scusami Pierluigi, dicevi... No, chiedevo, il rischio di diventare avvocato del suo stesso governo non c'è? Ma guardi, lo sforzo è sempre costante, quello cioè di non rimarcare posizioni politiche, di non rincorrere dietro interessi di parte. E questo perché è importante molto, quindi sedersi intorno a un tavolo, ragionare, mettere a fuoco qual è l'interesse, quali sono i bisogni degli italiani e ragionare tutti per questo obiettivo. Questa è una direzione costante. Questo non significa, lo dico ai telespettatori e radio ascoltatori che ci ascoltano, non significa che ci riusciamo sempre, ma sicuramente c'è sempre questa impostazione. C'è sempre questa impostazione, questo obiettivo è sempre determinatamente, diciamo, siamo sempre determinatamente orientati a questo obiettivo. Lei lo ha appena detto, Presidente, io non ho un partito a cui far riferimento. Certo, il Movimento 5 Stelle l'ha indicata. Non c'è dubbio che c'è un raccordo privilegiato, diciamo. Questo è nei fatti. A tal proposito, visto che è notizia di queste ore, minuti anche se vogliamo, lei non ha bisogno di leggere ovviamente le aperture dei giornali, come sta vivendo il possibile passo indietro di Luigi Di Maio dalla guida politica del Movimento? Beh, a parte che non mi piace commentare indiscrezioni, Luigi Di Maio è stato tirato per la giacchetta in questi ultimi giorni, in particolare perché si è diffusa questa anticipazione. Aspettiamo, diciamo, che lui assuma iniziative eventualmente in questa direzione e poi io commenterò. Posso anticipare, se questa fosse una sua decisione, lo rispetterò perché sicuramente è una decisione che ha maturato. Se dovesse maturare questa decisione, l'avrà fatto e lo farà col massimo senso di responsabilità, lo rispetterò e sicuramente mi dispiacerà anche dal punto di vista un po' sul piano personale. Presidente, veniamo anche invece al vertice di maggioranza di ieri sulla giustizia e nello specifico sulla prescrizione. Purtroppo ancora non si è addivenuti ad un accordo, è proprio il lodo che porta il suo nome, quello più divisivo, no? Il lodo Conte. C'è qualcuno che già comincia a parlare di incostituzionalità probabile, insomma lei poi si deve provare anche a convincere gli alleati, per esempio di Italia Viva, insomma come prevede possa finire questa questione e a breve eventualmente? Guardi, ieri siamo stati, non so se addirittura per un paio d'ore, intorno a un tavolo, abbiamo ragionato di problemi concreti, abbiamo ragionato di profili di riforma del processo penale molto specifici, il clima è molto buono, ci siamo
avvantaggiati ulteriormente. Abbiamo introdotto ulteriori accorgimenti per rendere ancora più spediti i processi penali. In tutto questo abbiamo iniziato a valutare le implicazioni di quella proposta di riforma della norma sulla prescrizione, che però, dico sempre, va inquadrata nel tutto, non va isolata. Adesso qualcuno ricorderà che esiste una figura retorica che si chiama sineddoche. Non dobbiamo concentrarci sulla parte escludendo il tutto. Quindi chi ragiona anche di costituzionalità e incostituzionalità non lo può fare in astratto. Devi aspettare un attimo che venga declinata questa norma. Ieri l'abbiamo addirittura ulteriormente riformulata. Aspettiamo ancora adesso a raccogliere questi ulteriori accorgimenti, torneremo a incontrarci. Il clima però è molto positivo. Senta, al netto di quelli che sono ovviamente i giudizi da parte nostra, cioè da parte dei giornalisti, e al netto anche di quelli che possono essere i giudizi, noi ne ascoltiamo parecchi ogni giorno dei nostri ascoltatori che ci chiamano in diretta tra le 6 e le 7, non c'è dubbio alcuno che la semplificazione giornalistica ha voluto raccontare questi anni così, il Conte 1 e il Conte 2. Io le faccio una domanda, mi scuso se mi permetto di entrare, diciamo, nel suo mondo interiore, che riguarda la sua persona, perché nella semplificazione si dice sono due presidenti del Consiglio diversi, sono due atteggiamenti, due modi, due agende anche politiche diverse. E io le chiedo, lei si sente più comodo in questo governo, si sentiva più comodo nell'altro, e soprattutto, al di là del fatto che è la stessa persona, è lo stesso presidente del Consiglio? Sicuramente, come accade a tutti, io stesso forse sono cambiato perché ho maturato una maggiore esperienza nella... e poi è diverso il contesto politico, come lei ha detto. Nella prima fase, il Conte 1, in questo primo governo io sono stato chiamato, ovviamente ho dato minimo contributo al contratto di governo, quindi sono stato chiamato nella mia veste di garante tra due forze politiche che avevano per lo più concordato una un programma di governo, l'avevano dettagliatamente scritto, e sono stato chiamato ad essere garante dell'attuazione di questo programma. Qui invece è cambiato il contesto politico, ovviamente, e anche le modalità con cui ci siamo arrivati. Quindi io direttamente ho partecipato all'elaborazione di questo programma, l'ho fatto mio, alcuni punti li ho scritti interamente io, ovviamente poi li abbiamo tutti rivisti insieme, altri mi sono stati presentati, li abbiamo rielaborati tutti insieme con le forze che hanno partecipato alla formazione. Qual è il punto a cui tiene di più, scusi? Che ha scritto lei, intendo. Guardi, è difficile isolare un punto. Io tengo molto alla giustizia sociale, quindi tutte le misure che hanno un impatto sulla giustizia sociale e cercano di operare anche una redistribuzione delle risorse finanziarie a favore di tutti, quelle mi piacciono molto. Ma intendo ad esempio anche le misure di giustizia sociale, quelle sulla un fisco equo, dove tutti paghino perché tutti paghino meno. Diciamo, giustizia sociale a tutto tondo sono quelle misure che ovviamente mi stanno più a cuore. Questi sono, Presidente, temi che certamente torniamo a toccare nei prossimi minuti. Restando alla stretta attualità, visto che lei è nel centro del mirino della grande differenza fra il Conte 1 e il Conte 2, cioè Matteo Salvini, sulla faccenda Gregoretti, la Lega continua a ripetere: guardate che Conte sapeva tutto, avallava tutto, se processate Salvini dovete processare, politicamente si intende, anche Giuseppe Conte. Come risponde? E anche la valutazione proprio in questa settimana che porta alle elezioni regionali della scelta di Salvini e dei suoi senatori. Allora, per quanto riguarda le scelte della Lega, quelle fatte prima, quelle fatte da ultimo, i cambiamenti eccetera, lascio a Salvini e alla forza politica che la Lega la decisione, non mi permetto, voglio dire, di sindacare le loro strategie difensive o comunque le loro posizioni ufficiali in seno alla Giunta e un domani semmai all'Aula, come pure lascio ai singoli componenti della Giunta, delle altre forze politiche, ai singoli parlamentari la decisione. Non mi permetto affatto, anche perché il mio ruolo non è quello. Io sono Presidente del Consiglio, conosco questi fatti personalmente, semmai verrò chiamato in sede istituzionale a riferire, a fornire un altro contributo, sono disponibilissimo a farlo. Ho già fatto qualche anticipazione, perché ovviamente questa è una domanda che mi viene fatta tutti i giorni. Per quanto quindi non voglia sostituirmi a chi è chiamato a decidere, sono sollecitato ogni giorno a parlarne. L'ho già chiarito. Ho chiarito i fatti, poi voglio dire, ci può essere anche un piano di valutazione politica che lascio a tutti, però i fatti sono che la Presidenza del Consiglio è stata coinvolta in questa vicenda per quanto riguarda la redistribuzione dei migranti, come ogni volta. La redistribuzione dei migranti è stata fatta perché la faceva Palazzo Chigi e ovviamente Palazzo Chigi si premurava, io col mio staff diplomatico
di trovare subito delle soluzioni per disinnescare, diciamo, queste situazioni. Poi mi sembra evidente, ma questo lo dico perché lo dicono i giornali, basta prendere la cronaca di quei giorni, che il ministro degli interni ha sempre rivendicato, anzi ne ha fatto, come dire, una battaglia politica. E qualche volta, purtroppo mi dispiace anche in modo strumentale, che era sua la decisione se e quando sbarcare, come, a quali condizioni, eccetera. Detto questo, aggiungo, la vicenda Gregoretti è una vicenda anche specifica rispetto a precedenti vicende. 18, perché lo sappiamo, è una nave italiana ed è una nave che cadeva sotto l'applicazione del decreto sicurezza bis, che era stato voluto dalla Lega, dal ministro Salvini, per rafforzare le competenze del Viminale. Quindi basta riguardare quel decreto e vedere come ritagliava e come ritaglia le competenze del Viminale. Domenica si vota in due regioni e la domanda è questa: se dall'esito di queste regionali dovessero uscire due figure o una delle due figure, diciamo, che non fanno parte delle figure politiche all'interno della maggioranza, come cambierebbe lo scenario politico, se ovviamente secondo lei in qualche modo dovrebbe o potrebbe cambiare lo scenario politico attuale? Ma guardi, è chiaro che sono due appuntamenti elettorali importanti, sono due regioni che hanno un rilievo anche nell'economia complessiva del paese, nel sistema sociale complessivo e quindi anche politico. Non possiamo sottovalutare questo voto. Dire che un voto sul governo è ovviamente sbagliato. Non credo che ne potrà affatto derivare uno sballottamento, diciamo così, sul governo, un effetto di fibrillazione sul governo. Però è chiaro che aspettiamo di valutare e confidiamo che ne possa derivare un voto che anzi dia ancora più energia, questo sì, alle forze politiche che sostengono questa maggioranza. Senta Presidente, vorrei farle una domanda squisitamente, diciamo, legata alla sua cosiddetta campagna mediatica o ciò che l'ha riguardato dal punto di vista mediatico in questi anni. Lei è entrato in punta di piedi nel mondo politico. Io ricordo che, insomma, il primo anno si diceva Conte nelle mani prima di Di Maio e di Salvini, poi ancora Conte all'inizio di questo governo è nelle mani di Di Maio e Zingaretti, poi, insomma, nelle mani dei poteri forti. Sì, vabbè, insomma, lo sappiamo. Però lei ha dimostrato, questo è indubbio, glielo riconoscono sia i suoi sostenitori che i suoi avversari, insomma, di avere carattere e al tempo stesso zitto zitto, cheta cheta, è diventato, diciamo, un uomo al centro del dibattito politico. Siccome in molti, è inutile che ci giriamo intorno, la tirano per la giacchetta perché sostengono che lei ha un suo, diciamo, elettorato, avrebbe un suo elettorato, e in questa esperienza di governo, quando finirà, se finirà, prende, diciamo, ci pensa all'idea di guidare un suo movimento politico o è in realtà, diciamo, è fantapolitica, è una cosa che hanno montato i giornali, è una cosa a cui non pensa veramente, tornerà al suo mestiere di avvocato? Guardi, posso dirlo molto sinceramente, lo dico a tutti, non ci penso affatto. Non ci penso affatto, non solo... Questa rimane, Presidente? Assolutamente. La sottoscriva, la registriamo dal notaio. Ma non ci penso affatto, vedete, non solo perché non ho velleità, non è le mie corde o altro, è proprio perché ritengo sarebbe profondamente sbagliato, sarebbe un pensiero, un retropensiero che potrebbe distrarmi da quello che sto facendo. Io ho un culto fondamentale del dovere, questo poi è il più alto incarico che ho mai avuto nella mia vita, l'onore di servire gli italiani, di fare un servizio, di onorare la patria e di rendere un servizio ai bisogni e alle urgenze degli italiani. Cioè pensare e lasciarmi distrarre dalla possibilità, ma forse allora assumo questa decisione che può essere più favorevole in vista se un domani dovessi fare un mio partito, mi creo un mio elettorato, questo avrebbe un effetto distorcente, non lo consentirò mai. Molto chiaro. Presidente, parliamo qualche istante di politica estera. Lei lo sa benissimo che presso l'opinione pubblica non è molto popolare. Poi magari ti arriva la crisi libica e per 3-4 giorni tutti parlano di Libia. Tutti esperti di Libia. Tutti molto esperti di Libia. Le critiche sono dietro l'angolo, lo sappiamo, lei lo sa molto. Ah, parentesi per sorridere due secondi. È riuscito a dire a Trump che lei si chiama Giuseppe? E non Giuseppi, ha avuto modo. Guardi, per farci proprio. Guardi, non è solo Trump. Ho molti amici negli Stati Uniti perché ho viaggiato spesso
e devo dire che negli Stati Uniti, anzi molti mi chiamano Giuseppe perché non hanno anche non il giù. Non hanno la G morbida. È vero, sì. C'è questo piccolo Giuseppe. Problema. Ma torniamo alla Libia. L'attivismo di Russia e Turchia. Erdogan ha detto chiaro e tondo: abbiamo interessi energetici nel Mediterraneo orientale, ci dovete rispettare. Gli interessi energetici ce l'abbiamo e come, oltre che geopolitici, anche noi italiani in Libia e nell'area. Come la mettiamo nome? Come si difendono questi interessi nel quadro internazionale ed europeo? È ovvio, siamo pronti ad una missione a determinate condizioni? Allora, guardi, questo conviene dirlo una volta per tutte agli italiani che si stanno appassionando chi più chi meno del dossier libico. È chiaro che in questa fase, in quest'ultima fase, è sembrato che l'Italia abbia perso un po' terreno per quanto riguarda la influenza e la rilevanza del nostro ruolo in Libia. Questo perché accade? Perché è chiaro che di fronte a una guerra civile dove noi non siamo assolutamente disponibili a partecipare con armi, con mezzi militari, con uomini e non abbiamo questa postura, anzi noi lavoriamo per la pace, è chiaro che chi lavora per la pace, chi si spende con tutto il capitale politico anziché con quello militare, sembra un attimo passare in secondo piano. In realtà, chi conosce bene la politica estera, lo scenario non è proprio così. Non dobbiamo riassumerlo in questi termini. È chiaro che abbiamo degli attori che in virtù di questo impegno militare, e lei ha citato in particolare la Russia e ha citato in particolare la Turchia, in questo momento hanno qualche carta da giocare. Ma noi non abbiamo perso le nostre carte, ci batteremo perché le nostre carte sono quelle della diplomazia, della politica, di una soluzione politica che è l'unica, ovviamente in prospettiva, sostenibile, plausibile, percorribile, perché è l'unica che offre, ma non solo a noi per quanto riguarda i nostri interessi anche economici, i nostri interessi a controllare i flussi migratori, ma offre anche a tutto il popolo libico una prospettiva credibile, una prospettiva di prosperità e benessere. Quindi state tranquilli, se in questa fase siamo in difficoltà, già con Berlino mi auguro che sia stato fissato un punto fermo per indirizzare tutta questa vicenda verso la soluzione politica. E state sicuri che quando si indirizzerà definitivamente questa vicenda a una soluzione politica, l'Italia avrà molte carte da giocare. Perché? Perché l'Italia col suo atteggiamento sarà vincente, perché quello è l'atteggiamento per cui ci siamo sempre battuti, è l'atteggiamento inclusivo che abbiamo sempre perorato, è l'obiettivo per cui sempre continueremo a batterci. La missione, proprio in un flash? La missione in... In Libia, ovviamente. In Libia, per quanto riguarda il monitoraggio della pace, ho già detto che l'Italia sarà in prima fila. Ecco, perché quello rientra nelle corde, rientra nel progetto che l'Italia persegue, progetto anche politico in senso lato, che l'Italia persegue. Quindi è chiaro che quando si creeranno le premesse l'Italia sarà in prima fila su quel fronte della una missione che possa monitorare la pace. Presidente, ieri lei ha fatto una dichiarazione, ovviamente subito sono partite una serie di illazioni. Ha detto siamo addirittura d'arrivo, il tema, glielo sto anticipando, è quello di autostrade. Prenderemo una decisione e sarà una decisione che tutelerà l'interesse pubblico. Le chiedo se potrebbe essere un po' più specifico. Guardi, no, non posso essere più specifico, lo spieghiamo ai cittadini, perché è una società quotata in borsa. Quindi voglio dire, far delle illazioni prima che si chiuda un procedimento che abbiamo costruito come solido, un procedimento che vogliamo, sì, dove ci sarà ovviamente una valutazione finale politica, ma deve essere costruita su un binario tecnico-giuridico molto solido, perché gli interessi in gioco sono rilevanti, come mi insegnate voi, come si legge anche dai giornali. Quindi io non posso, sarei responsabile a anticipare, anche perché la verità è che quando avremo completato questo binario tecnico-giuridico, poi voglio che tutti i ministri siano intorno al tavolo, oltre che i ministri direttamente competenti, e tutti condividano la grande responsabilità della decisione che assumeremo. Senta, Presidente, lei ci lascerà tra poco meno di 4-5 minuti, come promesso, perché ovviamente ha degli impegni istituzionali, quindi io le faccio due domande in una, poi i nostri colleghi e poi la salutiamo. Mi permetta di essere più leggero, diciamo, lei non avrà sicuramente tempo di leggere le pagine
vergine, diciamo, degli spettacoli o di costume, però sa che tra qualche settimana ci sarà l'appuntamento, diciamo, di costume più importante del nostro paese, che è il Festival di Sanremo. Ecco, io le chiedo innanzitutto se lei è appassionato, segue, come dire, insomma, è un appuntamento per lei dal punto di vista anche della tradizione familiare imperdibile oppure no, e cosa pensa delle polemiche, se le ha lette, che in questi giorni sono uscite sui giornali. E poi le chiedo anche, visto che siamo qui nella prima radio italiana, quali sono i suoi gusti musicali. Di lei si sa veramente poco da questo punto di vista, quindi insomma, se ci vuole dichiarare insomma, di che cosa è appassionato musicalmente. Guardi, se parliamo della specifica manifestazione dei prossimi giorni, cioè di Sanremo, ho cercato anche di seguirla in passato, non sempre puntualmente e completamente, però è chiaro che Sanremo diventa anche un po' uno specchio dei gusti della società, le novità, insomma è una grande vetrina non solo musicale, quindi mi ha sempre incuriosito seguirla un po', cercare di capire, e anche ovviamente le canzoni, le belle canzoni. Per quanto riguarda i gusti musicali, le polemiche, dico, non le ho seguite, molto, molto, ma insomma, per quanto mi riguarda, che si dia la possibilità a tutti di parlare in piena serenità, insomma, non avrei difficoltà, non farei delle polemiche pregiudiziali. Detto questo, per quanto riguarda invece i gusti musicali, beh, guardi, la musica per me è come un flusso, ecco, quando mi ho tempo e disponibilità, mi piace anche la radio per questo, perché viene fuori sempre, vengono fuori delle sorprese. I miei gusti poi spaziano, mi piace molto il jazz, questo sì, ma anche la musica d'autore italiana, la musica rock. Ma lei canta, per esempio, le capita con gli sono amici? Sono stonato, ecco, una cosa che mi affascina molto, le belle voci. Per esempio? Ma guardi, quando la prima volta, ne so, recentemente, in anni più prossimi, quando sentii la prima volta Amy Winehouse, fui colpito letteralmente. Amy Winehouse, ammazza che gusti, Amy Winehouse. Sì, molto particolare, perché quella voce graffiante, eccetera, molto, quasi rocca. E non priva di sfumature jazz, non a caso. Molto, infatti, una questo, grande jazzista. Sì, questo, se fosse, diciamo, prodigata di più nel campo jazz, sarebbe stata... Quanti rimpianti con Amy, caro presidente. Senta, detto che, mi permetto di dire, apprezzabilissime le sue parole di prudenza su una società quotata in borsa, magari tutti i suoi ministri fossero stati altrettanto prudenti, nota polemica con nome e cognome del ministro Patuanelli, perché poi a volte si viene tirati in mezzo, no, alla necessità di soddisfare il proprio elettorato. Prima di lasciarci, pochi giorni fa avete rimodulati... Quindi le vorrei rispondere. Prego, prego, prego. No, nel senso che è chiaro che è un procedimento che non si è ancora concluso, però è anche un fatto ormai notorio che ci sono alcune gravi inadempienze che sono emerse, cioè ci crolla un ponte, 43 vittime, sì, nel frattempo vengono fuori anche elementi comprovati che escono anche sui giornali di inadempienze per quanto riguarda la manutenzione, vari episodi di cattiva manutenzione, questi sono fatti, ecco, questo però, ripeto, la decisione finale è ancora di là da venire. Chiudo parentesi, prego. No, ma ripeto, apprezziamo l'equilibrio delle sue parole, che non toglie un grammo a eventuali responsabilità in sede di accertamento. Avete rimodulato, per farla facile per i nostri ascoltatori, i vecchi bonus Renzi e altro pochi giorni fa. Però le chiediamo, per dare anche un segnale e un senso al Conte 2, l'IRPEF, lei ha il sogno / progetto di aggredirlo? Quindi gli scaglioni parliamo. La voglio aggredire, sì. La voglio aggredire in modo complessivo, sistematico, in modo da poter abbassare anche la pressione fiscale complessivamente, soprattutto a favore dei ceti meno agiati, quelli, diciamo, medio e bassi. Abbiamo già, lei ha ricordato, un importante provvedimento che coinvolgerà 16 milioni di lavoratori. Avranno dei soldi in più in busta paga, concretamente ogni mese. Per alcuni saranno pochini, per alcuni un po' di più. Non è la svolta complessiva che vogliamo, non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, è per questo che aggrediremo l'IRPEF e riformuleremo l'IRPEF. Adesso abbiamo più tempo. Abbiamo fatto una manovra economica in poco tempo, adesso abbiamo un anno e inizieremo già a fine mese a lavorarci. Quindi con piena fiducia, con piena determinazione. Presidente, avrebbe qualche sua idea in merito, qualche preferenza proprio rispetto a come dovrebbe essere l'IRPEF in Italia e per gli italiani? Perché prima diceva, io tengo molto alla giustizia sociale, immagino anche da questo punto di vista, dal fatto che tutti debbano pagare le tasse magari rispetto alla propria capacità economica.
Ed è per questo anche che dicevo quelle misure per quanto riguarda il recupero dell'economia sommersa, le misure che contrasteranno l'evasione, saranno determinanti, rientrano, direi, io vedo un sistema organico, quello su cui lavoreremo è una riforma organica sistematica che abbraccia l'IRPEF, abbraccia il fisco e il recupero dell'evasione e ci sarà una continuità col tutto. L'obiettivo finale è quello, delle volte ecco vorrei aggiungere, si dice ma Conte è contro le partite IVA, qualcuno che ha fatto una polemica o in travisto dei giorni scorsi, fesserie, innanzitutto noi abbiamo lasciato una tassazione veramente molto lieve, la descrivo così, al 15% per le partite IVA fino a 65.000 euro, questo ha un costo mantenerlo e attenzione, ma in una riforma complessiva dell'IRPEF ci sta anche che le partite IVA al di sopra dei 65.000 euro siano anch'esse alleggerite dalla pressione fiscale. Ma adesso non mi fate anticipare alcune idee, alcuni progetti. Il problema è riequilibrare un po' il sistema e alleviare la pressione fiscale complessiva, come anche attraverso il recupero dell'economia sommersa. Senta Presidente, la stiamo per salutare, però prima di farla mi permetta di rivolgerle un appello, non voglio essere scorretto, quindi non glielo pongo sotto forma di domanda, perché immagino che lei non riesce a seguire tutti i faldoni che riguardano ovviamente l'attività di questo paese, soprattutto in campo radiotelevisivo. Lei sta parlando questa mattina a 8 milioni di ascoltatori, è la prima radio italiana. La radio italiana ha fatto grande l'informazione in questo paese. La radio italiana e soprattutto le radio private italiane hanno contribuito a una libertà di stampa, di espressione. Noi tutte le mattine sentiamo tra le 6 e le 7 gli ascoltatori senza filtro che chiamano, esprimono liberamente il loro parere. Sono tanti anni che non si fa una riforma in questo paese sul sistema radiofonico. Immagino che lei, infatti sono molto rispettoso da questo punto di vista e quindi non le faccio una domanda, me le faccio un appello. Se le capita, al netto di tutti gli impegni importanti nell'agenda di governo, metta veramente insomma un po' di ascolto agli editori radiofonici, tutti, al di là del nostro, ovviamente Lorenzo Suraci, tutti gli editori, piccoli e grandi, perché è un settore romantico ancora la radio, è un settore che si è innovato più di altri settori, più della televisione, deve sapere che in tutte le macchine oggi c'è la radio DAB, il suono è perfetto, la qualità è fantastica, sono piccoli e medi imprenditori che investono con passione in questo settore, quindi se le capita, se continuerà il suo governo, insomma io le chiedo proprio a nome di tutti quelli che fanno la radio in Italia di tentare di contribuire con la sua attività ad un cambio di legislazione in materia, perché ce n'è seriamente bisogno. Guardi, la devo contraddire, non è questo il mio atteggiamento, non deve capitare, non deve essere un fatto per caso, quindi visto che mi ha posto questo problema, ieri abbiamo parlato per esempio per quanto riguarda il mondo dell'editoria in generale, ne parlavo e organizzavo una riunione per quanto riguarda la riforma dell'INPGI, che sarebbe l'istituto previdenziale dei giornalisti, e quindi stavo programmando anche con la ministra competente, il sottosegretario Martella, una riunione complessiva per impostare questa riforma e accompagnare, diciamo, in questo percorso. Come sapete, il vostro ente previdenziale ha qualche difficoltà, adesso mi ha posto questo, non lo faccio capitare. Quindi mi informerò subito e seguirò la questione. A proposito, stringo la mano, prende questo impegno con la radio italiana. È un grazie tema di cuore. Legato, Presidente, prima di lasciarla andare, noi non chiediamo, noi chi fa la radio, l'imprenditore che fa la TV, l'imprenditore che faccia qualsiasi cosa. Che cosa chiede un imprenditore? Parità di condizioni. Parità di condizioni significa ragionare dei colossi del web. Tutti viviamo immersi nella realtà digitale. L'Italia va avanti sulla web tax, sa che ieri dagli Stati Uniti sono arrivate indicazioni, quasi suono di minaccia, di dazi. Certo, in un contesto globale dove peraltro stentiamo anche a riformare, se ci pensate, il WTO, che sarebbe l'Organismo Mondiale per il Commercio, che è vecchio, quindi dobbiamo assolutamente riformarlo, quindi si creano queste tensioni commerciali e ognuno tutela i propri campioni industriali. Ma noi dobbiamo assolutamente tutelare anche i nostri, quindi mi informerò subito su questo progetto di riforma di cui mi state parlando. Perfetto, grazie al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha scelto RTL 102.5 per la sua prima intervista radiofonica. Gli siamo sinceramente grati, al netto di quello che possano pensare tutti i nostri ascoltatori, ognuno ha le sue idee. Il Presidente si è concesso, senza volere ovviamente, le domande prima, e questo fa la differenza. Buona giornata, grazie. Grazie a tutti.